Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qui su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide dei vostri giochi preferiti. E oggi andiamo a parlare un pochino di questo tizio qua, cioè Adam Smasher, che ovviamente, spoiler alert, quindi tappatevi le orecchie se per caso non volete, incontrerete chiaramente alla fine della storia, ma comunque sia. Dobbiamo andare nel suo appartamento perché nel suo appartamento troveremo, oltre a delle armi, oltre ad essere veramente un appartamento molto molto figo, con tutta la sua attrezzatura dentro, un progetto unico. Ma andiamo a vedere ovviamente dove questo bellissimo, non so neanche se definirlo uomo perché uomo oramai non lo è più, beh, questa bellissima macchina uomo, androide, vabbè, quel che l'è, risiede. Iniziamo con la questione di dove si trova, quindi a Watson, e ovviamente dovremo andare al porto di Watson, quindi c'è proprio il teletrasporto del porto, lo state vedendo qua in minimappa, quindi iniziamo a calarci giù nel porto di Watson e una volta che siamo arrivati in fondo bisogna capire dove andare. Iniziamo dal sotto il teletrasporto del porto, ovviamente. Dobbiamo andare a sinistra, troveremo un cancello chiuso. Qui potete passare in due parti. O da questo cancello, se avete la forza più di 11, lo potete aprire, oppure potete passare da lì sulla sinistra. Potrebbe essere che questa zona qua potrebbe essere aperta. Se non è aperta, dovete usare il doppio salto come sto facendo io, quindi dalla ringhiera potete passare al di là del portone senza alcun problema. Una volta fatto, dovete proseguire dritto fino all'arrivo del gippone rosso. Quindi, una volta che siete al gippone rosso, vi girate di 180 gradi, andate dritto per dritto e troverete una casettina in cui entrare. Eccola qua. Quindi entrate, andate a sinistra, c'è una stanzettina anche qui. Tac, ovviamente raccattate su un po' di quello che volete. E troverete una finestra da aprire, che non è questa, ma è questa qua di fianco. Una volta ovviamente aperta la finestra, dovremo attraversare la bellissima finestra, attraversare i vagoni, chiaramente, e salire sulle scale. Una volta saliti sulle scale, saremo praticamente arrivati. Infatti, qui sulla nostra sinistra troveremo il suo bellissimo piedater, container barca. Beh, credo sia una barca questa, comunque va bene, si vede, è bellissimo. Bisognerà citofonare e si aprirà la porta del suo appartamento. Il suo appartamento, come vedete, è bellissimo, è pieno di armi, armature, congegni vari ed eventuali. C'è perfino il suo intero corpo in pratica, perché è fatto così. E chiaramente troveremo anche tutta la roba da prendere. Quindi una bellissima katana, un ricollegamento dei percorsi, uno shard e il Baxing Chong, che sinceramente ancora non ho ben capito quanto possa essere forte, ma lo crafterò appena potrò. Ebbene, questo era l'appartamento di Adam Smasher. Spero di esservi stato utile in questo piccolissimo segreto e noi ci rivediamo con il prossimo video. GG a tutti quanti.